Ciao ragazze, scusate. Allora, in questo video voglio parlarvi, in questo video haul, è un video haul, vi parlerò di alcuni prodotti che ho acquistato in questo periodo e prima che finisce l'anno voglio farveli vedere. Non penso che acquisterò altri prodotti, boh, vedremo. In caso vi aggiornerò. Comunque, ho fatto un po' di riflessi, che non è che mi piacciono molto come sono venuti, ma vabbè, li lascio così per come sono perché in questi giorni dovrò comprare una tinta da macchinaio, quindi Nessito, ma una roba così, quindi credo che arriveranno a gennaio, non penso che arriveranno adesso. Una tinta appunto, non so che colore, poi vedremo. Allora, i prodotti che ho acquistato in questo periodo sono questi, in questa busta. Ci sono vari brand, quindi ve li scriverò qui sotto non appena caricherò il video, caricherò appunto video haul e metterò le marche, quindi i vari brand. Allora, come primo prodotto che voglio farvi vedere, questa è una cosa da cucina, ovviamente la scatola l'ho gettata. Ok, ho comprato questa bilancia Lidl che è molto bella. Certo, l'idea che c'è l'orologio non mi piace molto, però vabbè, che devo fare? Ormai. Allora, la particolarità di questa bilancia che neanche io sapevo è che a volte io cucino, quindi che ne so, la pentolina e metto tutto all'interno, no? Allora, che faccio? Con questa bilancia io posso azzerare il peso della pentola e mettere all'interno gli alimenti, quindi pesa soltanto il peso degli alimenti, non pesa appunto pure la pentola, quindi è una cosa molto carina. L'ho presa a 9,90 € qualche mese fa. E poi ho preso anche una bilancia pesa persone, vi faccio vedere. Quindi la bilancia, sempre presa da Lidl, questa qualche settimana fa, credo, no, aspettate, verso il 5 di dicembre. Eccola qua, la scatola ce l'ho ed è questa, proprio blu come la vedete qui. Questa l'ho acquistata anche 9,90 €. Questa è una delle bilance elettroniche, diciamo che sono precise, sono buone, sì. Però a me si spacciano molto facilmente. Allora, ecco qua. Allora, questa è la bilancia, molto è precisa, però non capisco. Alcune volte non è tanto precisa. Cioè sì, è precisa, però tante volte no. Non capisco perché. Ok, passiamo ai prodotti veri e propri. Allora, della Baby Gel ho comprato le salviettine. Queste 72 pezzi, che tra l'altro stanno finendo. Sì, li tengo in borsa, insomma, ovunque. Dove mi ritrovo, trovo le salviette. Comunque, molto. Vabbè, come prezzo 1,50 € nella parafarmacia, però. Poi, come altre salviette, ho preso queste della Sensur. Non so se dicono così. Sono queste 3 in 1 per struccare viso e occhi. Allora, salviettine struccanti viso e occhi, appunto. Strucca, detergge, rivitalizza con provitamina B5, vitamina E. E rimuove anche il mascara waterproof. 60 pezzi, questi li ho pagati sui 2,25 € a Carrefour perché ho preso le salviettine. Io non ne uso in genere, però capita quella sera che io sono tanto stanca che non mi va di fare la routine, quindi detergente, struccante, detergente, crema, cioè vado con quella, cioè nel letto stesso certe volte perché mi dimentico. Allora, prendo la salvietta, strucco tutto, all'indomani tutto. Comunque, non sono mali. Non sono male, non bruciano gli occhi e questa è già una cosa buona perché io non mi sono mai trovata bene con le salviettine. Però sono buone. Poi della Vet invece mi sono comprata sempre a Carrefour le strisce depilatorie. Io utilizzo queste per il corpo, però non le utilizzo per il corpo, le utilizzo per il viso, anche se qui c'è scritto che non bisogna utilizzare per il viso. Va bene, sono, vabbè, le classiche strisce. Io con la Vette mi trovo bene, cioè mi trovo sia bene o con questi della Vette o con quelli dell'Avon. Ma siccome nell'Avon quando dovevo spedire in offerta non ce n'erano, quindi sono andata a Carrefour e le ho prese lì. Ho detto, vabbè, a me servivano proprio subito. Questi della Vette sono per pelle sensibile, ricrescita purrata, sottile e morbida, con olio di mandorle e vitamina E, 20 più 4 strisce depilatorie e 4 salvette post depilazione. Io mi trovo veramente bene con queste strisce, veramente, sì, la crescita è sottile, però sempre là, sì. E questi li ho pagati 7,95 €. Poi ho preso della Benefit due spazzolini, uno è nel dentifricio.
Mi servivano spazzolini. No. Questi li ho pagati 1,15 euro. Poi, come dentifricio, ho comprato il Mentadent e vi devo dire che non è male come dentifricio. Cioè, l'avevo usato tempo fa, poi ne usavo altri, eccetera. Niente, poi l'ho visto in offerta a 99 centesimi. Ho detto, ma perché non acquistare? Ho preso quello protezione di carie, sbiancante, fluoro calcio, denti più bianchi e più forti. Vi devo dire che è vero, sbianca all'istante. E poi qui c'è l'altro spazzolino, va bene. Ha un bel odore di menta, cioè come piace a me. E la cosa bella è che non diventa la bocca tipo secca, perché io ho questo problema con alcuni dentifrici che diventa la pelle secca, brutta. Poi parliamo di Lidl, però penso che questi li potete trovare ovunque, non lo so. Sono i detergenti di Pino Silvestre che li ho visti poco fa a Lidl, cioè l'avevo visto un mese fa, però non c'era il prezzo, vabbè, poi se ne parla. Oggi l'ho visto e ne ho presi 3. Bene, Pino Silvestre, allora questo ho preso, detergente intimo per pelle sensibili con gocce d'argan, a soli 99 centesimi, il profumo è veramente buono. Contiene acido lattico, glicerina ed estratti vegetali. Sì, contiene veramente... Ah, contiene anche camomilla e argan. Estratto di fiori. E basta. Poi ho preso... Non so più dove mettere le cose. Ok. Ho preso l'altro, sempre Pino Silvestre, detergente intimo delicato, però soffio di talco con aloe vera. Questo è questo colore. Ce ne sono 4. Uno era delicato, soffio di cotone, una roba del genere. Soffio di cotone. Sì, soffio di cotone. Delicato, mi pare. Comunque, glicerina, sempre acido. Contiene aloe, barbade, since leaf, succo di aloe, diciamo. Acido lattico, vabbè, comunque, come diciamo che come ci fa schifo. Io ve lo posto qui e poi vedete voi, insomma. Quindi io leggo soltanto gli ingredienti che ci sono all'interno. Quindi non è che sono andata a leggere proprio l'inci, però non mi sembra naturale. E poi l'ultimo, che è questo. Intimo emoliente con burro di karité. Questo veramente, odorandolo, qualcosa di burro di karité c'è. Poi all'interno gli ingredienti ci sono anche qualcosa di burro di karité. Perché io mi ricordo che tempo fa nel Livre Rocher avevo comprato un gel doccia al burro di karité biologico e l'odore è simile. Ok. Poi sempre che ho preso da Lidl, dalla marca Cien, ho preso questi due prodotti. Quindi cosa sono? Uno è lo shampoo, la cheratina, che tempo fa, 2-3 settimane fa, era in offerta 2,98 con la lacca. Però la lacca non ce l'ho io l'ho data a mia madre perché io non ne uso. E niente, l'ho preso a 2,98. Poi la settimana scorsa, 2 settimane fa pure, mi ricordo, erano scontate 1,11 euro. Comunque, questo è lo shampoo, la cheratina, che però di cheratina non ha niente. A quella idrofilata, roba del genere. L'ho preso perché ero curiosa, cioè non avevo provato mai shampoo e balsami della CN. Comunque, e questo è balsamo. Comunque fa nessun lavoro, lavano bene, eccetera. Poi, sempre lì a Lidl, però questo è della L'Oreal, ho preso, che erano scontati, vabbè, 1,99 euro. A me serviva uno shampoo, un balsamo per capelli colorati. Perché tempo fa, 2 settimane fa pure, circa, insomma, ho fatto il castano scuro, no? Ma, cioè, insomma, l'avevo con questo shampoo e balsamo, ma non è che faceva tanto, quindi niente. E niente, questo è quello per capelli colorati, è il Vive Color Vive, shampoo protettivo con semi di lino. Allora, la cosa che mi piace di più di questo shampoo è che si sente l'odore quando vi lavate i capelli, anche quando dopo li piastrate, rispetto agli altri shampoo. Cioè, io con gli altri shampoo non ho tutto sto gran cosa di tipo che profumano proprio i capelli. Invece questo sì, il balsamo è pure buono, proprio i capelli li lascia abbastanza morbidi. Poi altro balsamo che ho comprato da Carrefour è lo Splendor, balsamo illuminante o lo splendente.
L'ho preso perché volevo. Mi serviva un balsamo. Come se una non ne ha mai. Comunque, però mi serviva un balsamo tipo idratante. Che lascia comunque, che lascia i capelli comunque morbidi. Perché dovevo fare appunto i riflessi su di cacca. Vabbè, comunque. Quindi mi serviva qualcosa di buono. E ho fatto bene a prenderli. Sinceramente, volevo prendere il balsamo, quello classico al cocco, però ho detto no, vabbè, prendiamo questo, leggendo gli ingredienti, che però sì, anche all'interno ci sono alcuni oli, che io ho uno shampoo simile a quello dell'Avon e l'ho preso. Comunque mi sono trovata bene, capelli morbidi. Dell'Avon ho preso io una cosa che non vi ho fatto vedere nel pacco, perché l'avevo fatto vedere con un set, però ve lo mostro qui. Mi serviva una crema mani. Per non prendere la crema mani mi sono voluta prendere il barattolone della Von Care. Alcino, rodio, vitamina E. Per viso, mani e corpo ed è buonissima. Lascia le mani veramente idratate, pulite sopra, no, idratate, levigate e rinnovate. Veramente un buon barattolone. Ho fatto bene a prenderlo. Certo, non è che utilizzi crema corpo. Comunque. Poi un altro balsamo, che questo l'ho presi. Oddio. Tempo fa Lidl della Garnier c'era un'offerta, ma comunque ci sono ancora se andate, perché le ho viste negli stander. Questo è l'oliva mitica, è quando io ho presi pure lo shampoo che non mi è piaciuto, però comunque c'era pure l'olio del balsamo, però ancora non l'ho finito, per capelli inariditi e sensibilizzati. Diciamo che non mi faccia impazzire molto questo balsamo, veramente non mi dà nessuna percezione di cosa buona, non lo so. Boh. Questo l'ho presi 1,29 euro. Sì. Poi, sempre a Lidl, come ultimo prodotto, ho preso questo bellissimo bagnoschiuma della Vidal Sensitive al talco, molto molto buono, 49 centesimi tempo fa. E niente ragazzi, questo è finito il mio video haul degli acquisti di questo anno. E vi saluto e al prossimo video, cioè no, di quest'anno, di questi periodi. Ciao ciao!